siamo alla terza annualità di Agenzie di Cittadinanza, arricchite ogni volta di nuove attività e del coinvolgimento sempre più attivo della cittadinanza. Quest'anno c'è una grande novità, perché oltre a rivolgerci agli anziani e quindi con assistenza leggera, invecchiamento attivo, attività di socializzazione e aggregazione, ci rivolgiamo anche ad un'altra fascia, che è quella della disabilità. Quindi con il coinvolgimento attivo di tante persone che hanno desiderio, voglia, volontà e anche altissime capacità di partecipare della vita della collettività e quindi della città. Un risultato eccezionale, anzi apprezzato a livello nazionale anche dei vari livelli nazionali, perché è l'unico centro di servizio di Napoli che con insieme al Comune di Napoli ha organizzato questo progetto di ampio respiro per dare un'attenzione vera sia alle politiche sociali che alle politiche di welfare. Un calendario ricco di iniziative in ogni municipalità per la terza annualità delle Agenzie di Cittadinanza. Segretariato sociale, valorizzazione dell'impegno civico, attività culturali di prevenzione e benessere, ma anche percorsi di autonomia delle persone con disabilità e incontro e socializzazione intergenerazionale per le persone anziane. Il progetto dell'assessorato alle politiche sociali si svolge insieme con il Centro di Servizi per il Volontariato di Napoli e rappresenta un presidio di welfare territoriale che risponde alla domanda di aggregazione sociale per prevenire emarginazione e solitudine. Anche in questo caso le agenzie sono 10, una per ogni municipalità. Ancora una volta si vedono 10 reti territoriali lavorare insieme e quindi si ha una ricaduta anche maggiore rispetto alla capacità di aggregazione, alla capacità di interazione tra associazioni diverse che a volte non si sono neanche incontrate negli anni e che invece attraverso le agenzie di cittadinanza cominciano a collaborare sempre di più, fortificando in qualche maniera, rafforzando il concetto di rete e di integrazione e interazione. Daremo la possibilità a tutti i cittadini, quindi alla comunità, di poter far emergere quelle che sono non solo le esigenze, ma il supporto vero, concreto, che le reti devono comunque dare sul territorio, a partire dal supporto alle famiglie disagiate, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili. Quindi un supporto che effettivamente mette insieme e crea legami territoriali insieme all'istituzione e quindi al Comune di Napoli. Beh, un bel finanziamento in tempi in cui i governi tagliano agli enti locali, tagliano al terzo settore. Napoli non taglia le politiche sociali, anzi, conferma, progredisce, lo fa verso le fragilità, non una funzione assistenzialistica, ma di sostegno, di autonomia, di vicinanza innanzitutto alle persone anziane, diversamente abili, nei luoghi di aggregazione, per favorire la partecipazione alla vita sociale di persone che hanno diritto a partecipare a una vita collettiva. È un bel lavoro insieme al CSV, insieme alle reti territoriali, in tutte le municipalità, quindi è un giorno importante per le politiche sociali della nostra città.